Bentrovati telespettatori di Cilento Channel, come potete vedere, continuiamo ancora con la nostra rubrica Nutrizione e Benessere, anche se con una modalità diversa, però insomma, per le difficoltà che il nostro paese sta attraversando e speriamo insomma, che grazie all'impegno di tutti ne possiamo uscire presto. Ringrazio ovviamente Cilento Channel che, con la quale abbiamo condiviso questa idea di continuare comunque con la rubrica, anche se appunto come vi dicevo con queste modalità tecnologiche che ci permettono di poterlo fare. Oggi parleremo di una pianta aromatica del prezzemolo. È una pianta che ovviamente un po' tutti utilizziamo e da sempre utilizzata. Ne esistono di due varianti principali, quella a foglie ricce e quella a foglie lisce, che è la più comune e anche quella più coltivata in Italia. È una pianta tipica delle zone del Mediterraneo, per 100 grammi contiene solamente 30 calorie. È comunque ricca di sali minerali, soprattutto potassio, ma anche calcio, fosforo, ferro e vitamine come la vitamina A, la vitamina C, le vitamine del gruppo B e la vitamina K. Quali sono quindi le proprietà di questa pianta aromatica? Sicuramente contiene poche calorie, quindi può essere usata tranquillamente per chi segue un regime alimentare ipocalorico, anche perché utilizzare il prezzemolo non solo dà colore ai nostri piatti, ma ci permette anche di ridurre l'utilizzo di altri condimenti. Ha un basso indice glicemico, per cui è adatto ai diabetici. Non contiene tantissimo ferro, però viene consigliato lo stesso per chi soffre di anemia. Questo perché contiene vitamina C, quindi se abbiniamo il prezzemolo a degli alimenti invece ricchi di ferro, come può essere la carne, i legumi, aumentiamo la quantità di ferro che viene assorbita dall'organismo. Contiene potassio, quindi contrasta la ritenzione idrica, aumenta la diuresi e aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. È molto ricco di sostanze antiossidanti, in particolare contiene una sostanza chiamata luteolina, che è molto, diciamo, è oggetto di studio, questo perché nell'ambito della prevenzione del tumore al colon. Inoltre il prezzemolo ci aiuta anche a contrastare la stitichezza, quindi favorisce la motilità intestinale e inoltre ha anche proprietà digestive, depurative, può essere un aiuto contro l'alitosi, soprattutto masticandone le foglie. Il prezzemolo quindi è un qualcosa che possiamo utilizzare tranquillamente, però ha anche qualche controindicazione di cui dobbiamo tener conto. Quali sono? Sicuramente è sconsigliato per le donne in allattamento o in gravidanza, questo perché contiene una sostanza che stimola le contrazioni uterine. È anche sconsigliata per chi ha disturbi gastrici, per chi soffre di disturbi renali, perché contiene acido ossalico che può favorire la formazione di calcoli. Dato che contiene vitamina K, è sconsigliato a chi segue una terapia anticoagulante. E poi è bene sapere che a grandi dosi può avere un effetto neurotossico, però visto che come tante piante aromatiche o spezie l'utilizzo reale che se ne fa è veramente minimo, non corriamo questo rischio. Per il resto in cucina lo possiamo utilizzare tranquillamente dai primi piatti ai secondi piatti. L'importante è scegliere sempre un prezzemolo che seppur ormai è reperibile tutto l'anno sia comunque fresco, quindi da un giusto aroma ed un verde brillante. Bene, ci rivediamo sicuramente la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Un saluto a tutti i telespettatori di Cilento Channel.